Nel primo CDM, dopo la pausa estiva, tanti gli elementi emersi ieri, tra cui un DPCM su TIM, che autorizza il Ministero dell'Economia ad entrare nella NetCo con una quota di minoranza che può arrivare al 20%, l'introduzione di un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, l'approvazione dello stato di emergenza per i territori colpiti da eventi meteo estremi tra maggio e agosto, gli stanziamenti maggiori previsti per la Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia. I soldi dello Stato arriveranno in Emilia-Romagna, circa 4 milioni, in alcune province dell'Abruzzo e del Piemonte. Spazio per la manovra di fine anno in vista della riunione del 4 settembre. Nel CDM di ieri si sono discusse alcune misure. Al vaglio c'è un possibile rinnovo dei contratti pubblici con il ministro dell'Istruzione Valditara, che nei giorni scorsi si è detto ottimista. Parole della manovra. Per quanto riguarda la Meloni, la prossima legge di bilancio dovrà essere, dice, come è stata quella dell'anno scorso, seria per supportare la crescita, aiutare i più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese. Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, nel frattempo scrive alla Premier Meloni, sottolineando la necessità di convocare un incontro con le parti sociali più rappresentative.